Buonasera, benvenuti a tutti alla presentazione di questo libro di Mario Vinciak, Gente di Dalmazia. Dato l'argomento, mi sento di dover precisare subito che sono qui in veste di amicizia perché ho condiviso con Mario insomma, un pezzetto di storia di avventure in passato e perché non sono affatto esperto di... Sì, vabbè. Sempre in amicizia. Perché non sono certo uno storico esperto di Dalmazia, né un geografo, né uno specialista della cultura dalmata. E dunque sono qui soltanto in veste di amicizia e vi parlo, ma molto brevemente, proprio come trovate scritto in una brevissima introduzione per poi lasciare la parola a Mario stesso, di questo libro, diciamo, da lettore comune. E da lettore comune devo dire che su questo argomento, sia in termini di storia che cultura della Dalmazia, è stato per me, appunto da lettore comune, occasione per apprendere molte cose che non conoscevo. E allora magari si dirà che siamo proprio in Italia, alla faccia della meritocrazia, uno viene scelto per amicizia e non per competenza. E diamo l'ennesima dimostrazione in pubblico di queste procedure. Allora, convenzione vuole che si dica, insomma, nelle presentazioni qualcosa sull'autore e qualcosa un pochino di più sul libro. Io penso che, stando a Conegliano, non ci sia bisogno, credo che tutti i presenti sappiano chi è Mario Vinciak, quello che è stato per la città, per quello che ha fatto e ha dato alla città sul piano culturale e professionale. Ma se ci fosse per caso qualcuno incuriosito dalla locandina che non conosce l'autore, a beneficio di queste persone richiamo soltanto la storia di una cosa che ha avuto tre dimensioni, che si è chiamata quadragono, cioè a partire dagli anni 70 c'è stata la presenza e l'attività in città di qualcosa che è nato come studio pubblicitario e poi successivamente, appunto con questo nome di quadragono, poi successivamente come Quadragono Arte è stata una galleria che per la prima volta ha presentato in Italia, ma anche talvolta sul piano europeo, opere degli illustratori italiani, e poi a ridosso una casa editrice che ha avuto una funzione insomma pionieristica nel campo del libro illustrato sia per bambini che per adulti. Richiamata questa cosa che appartiene alla storia di Mario Vinciak, ma anche a quella della città, eccoci a questo libro, Gente di Dalmazia, in cui Vinciak compie una sorta di viaggio a ritroso dentro la memoria delle sue origini, ed è un viaggio che è una sorta di sprofondamento, perché si è spinto cercando tracce, documenti, insomma, fin là dove poteva farlo. Gente di Dalmazia è soprattutto la sua gente, cioè il racconto della sua famiglia, anzi il racconto delle sue famiglie, degli incroci, cioè dell'intero albero genealogico per quello che è riuscito lui a ricostruire. Quindi un racconto multiplo di famiglie. Se scorrete, molti di voi hanno in mano il libro, mi fa piacere, vedete che dopo una introduzione dedicata
alla dannarsi alla terra dalmata, comincia una serie di capitoli che si chiamano di volta in volta, che prendono il nome appunto da queste famiglie che si incrociano e che stanno per l'appunto alle sue spalle. I Becker, per esempio, in copertina c'è nonno Giovanni insieme alla mamma Ines. I Becker, che sono cosmopoliti per vocazione, e qui trovate il racconto fantastico di come questi Becker dalle terre dalmate si spostino dal Cile al Sudafrica. E devo dire che è un capitolo che mi ha fatto capire l'intraprendenza di Mario, cioè lì ci ho trovato una sorta di DNA, insieme all'altro naturalmente, quello Iverdoliak, forse Uscocchi, di cui poi magari parleremo, mi ha fatto capire la dimensione avventurosa di Mario, cioè, dicevo prima, quello dell'intraprendente, cioè di colui che si lancia in imprese davvero arrischiate e coraggiosissime, come quella grande che vi ho citato di Quadragono nella sua, insomma, multiforme articolazione. Ma poi ci sono appunto i Vičak Ramo Bugara, perché ce ne sono più di uno, i Damiani Conti di Vergata, e poi dopo questi capitoli dedicati appunto ai racconti familiari, narrati in forma di cronaca, ma in maniera, devo dire, molto suggestiva, al punto che questo racconto si configura come una saga, e certo si dirà, trattandosi appunto di un racconto multifamiliare, ma quello che è bello è che appunto siamo portati e condotti per mano da Mario Vičak all'interno di una saga, e vediamo comparire di volta in volta, è come se lui, insomma, accompagnandosi, ci presentasse i membri di questa sua famiglia larghissima, di cui ci sono anche le immagini. Le immagini sono delle istantanee, ma dietro ogni istantanea, così come a volte dietro il suo racconto, a volte breve, si intravedono delle intere storie, delle storie molto più lunghe, aperte per l'appunto talvolta semplicemente da un episodio, un aneddoto, un micro racconto, verrebbe da dire un microfilm in termini per l'appunto cinematografici, perché molte di quelle storie, poi per deformazioni professionali, a parte che alcune sono descritte, raccontate visivamente molto bene, ci si intravede proprio la scena o l'episodio di un film, e dietro questo anche un potenziale intero film. Dicevo la saga familiare, ma ecco, così come fa fin dall'inizio del libro, Mario racconta dei fatti che appartengono appunto ai membri di questa sua famiglia molto, molto ampia, ma non trascura mai il collegamento con il contesto storico, il contesto culturale, e infatti il libro si muove sempre su questo crinale, insomma, in bilico tra vicende private, la dimensione personale, e invece la dimensione pubblica, quella della storia collettiva, della storia grande, in cui si entra proprio di forza, di prepotenza, a partire dal capitolo, e con il capitolo dolorosissimo dedicato all'esodo. Anzi, e molto giustamente, questo capitolo è intitolato Gli Esodi, perché è vero che l'esodo
degli italiani di Dalmazia, così come degli italiani di Fiume e dell'intera Istria, è avvenuto a varie ondate, cioè è cominciato nel 43, queste date si trovano benissimo, le ho imparate anch'io qui, e procedono appunto per ondate successive e progressive fino al 54. E giustamente allora vengono, questo capitolo viene intitolato gli esodi. E devo dire che è questo esodo che, dopo un tragitto che passa per Trieste, Milano e altre città, ci porta Mario Vigiac, che è nato a Zara nel 37, porta Mario Vigiac a Conegliano. E devo dire che è giusto che... Trovo giusto, pertinente, opportuno che questo libro, la cui presentazione avrà una tournée, cominci questa tournée proprio da Conegliano, cioè era la cosa più giusta, perché dopo quella prima fase della sua vita, insomma, Mario arriva a Conegliano ed è a Conegliano che comincia per lui un'altra vita, sia sul piano dell'esistenza quotidiana e anche e affettiva, sia sul piano professionale per le ragioni e con i risultati che vi citavo prima. A proposito di Conegliano e di questo approdo, io vorrei leggervi solo due righe, se le trovo, ho annotato qui da qualche parte la pagina, eccola qui, perché questo, per dare un'idea di che cos'è questo libro molto concreta, sono solo quattro righe. Perché di questo libro, oltre, come dire, al merito di cui parleremo, credo, soprattutto quando tra pochi istanti darò la parola a Mario Vigiac sul piano dei contenuti, questo libro devo dire che è molto bello per il racconto, perché è certamente un libro di storia intima, però, proprio perché in bilico tra privato e collettivo, come vi dicevo prima, ma è appunto una storia di storie, nel senso che dentro ce ne sono per l'appunto molte, ed è una sorta di grande narrazione. E Mario, secondo me, da molti anni che lo conosco, ha sempre avuto una vena e una vocazione narrativa, proprio una predisposizione naturale per la scrittura limpida, dotata di grande immediatezza, che poi però è una scrittura limpida e immediata, potrebbe far pensare al fatto anche che, come dire, è comunicativamente esaustiva, e invece troverete che questo stile di Mario ha un punto di forza anche in quello che si chiama understatement, cioè nel pudore, nel tatto. Infatti, nelle storie che racconta, prima dicevo che si tratta di aneddoti, di micro racconti proprio, nei quali Mario ha la capacità di fermarsi molto spesso sulla soglia, e cioè al lettore lascia capire, lascia intendere, senza dire propriamente tutto. Ed è questo anche che fa il piacere della lettura di questo libro. Ma dicevo,
dicendo di Conegliano, direttamente collegato a Azzaro, ad un certo punto, sono a pagina 59, e Mario scrive: i miei ricordi di Zara sono in bianco e nero, forse per il contrasto tra i bianchi marmi delle banchine e l'intensa oscurità del mare, forse per come ho vissuto quegli anni. Il mio film personale diventerà a colori quando arriverò a Conegliano, nell'estate del 51, non prima. Ecco, questo naturalmente è un frammento, no, narrativo della sua storia, uno di quei tanti che rendono di questa miriade iridescente di storie che si trovano dentro questo libro, reso appunto con questa scrittura limpida e tersa. Ma adesso voglio fare un passaggio, se trovo invece verso la fine, passo da 59 a 146, questa volta per stare invece proprio sul contenuto e non più sullo stile, sempre raccordato a Conegliano. E questo salto notevole di quasi 100 pagine tra un passo e l'altro mi ha fatto capire perché il mio film personale diventerà a colori a Conegliano. Se non parli di film non sei contento. È il mio mestiere. Allora, ho potuto contare su amicizie stabili solo quando la famiglia si trasferì a Conegliano nel 1951. Lì, in piena adolescenza, la mia vita è ricominciata. E il film, per l'appunto, ridiventa a colori, e a Conegliano Mario avrà, insomma, l'avventura di vivere molti anni, e sono contento che sia qui con noi e che ci abbia raccontato questa storia. E ho trovato anche che questo libro, che apparentemente dovrebbe essere utile ai profughi, agli esuli, eccetera, in realtà non è vero, è utile a chi non conosce niente della nostra della storia del litorale orientale. E difatti parte nell'incipit, io racconto, di una persona di una certa età, 40 anni, di buona situazione borghese, culturale, quale, quando gli ho detto: guarda che io parlo con accento dalmata, gli ho detto: che cos'è? Non sapeva neanche cosa fosse, da lì è scattato il meccanismo. Tant'è vero che lui si è riconosciuto leggendo il libro. Ha detto: sono nel libro di Mario, adesso so che cos'è la Dalmazia. No. E quindi, ripeto, poi ho trovato un altro amico da Monselice, più o meno alla mia età, e ha trovato delle consonanze nel dopoguerra, perché avevamo dei percorsi simili. Quindi ognuno si trova qualche cosa, e questo mi fa piacere. In realtà io non posso esimermi dal dire che cos'è la Dalmazia, insomma, perché il contesto è quello, no? Penso che è importante. Allora, geograficamente lo sapete, parte da sotto Fiume, sotto il Golfo del Quarnaro, e arriva fino a Ragusa, Dubrovnik oggi, purtroppo devo sforzarmi a dire Dubrovnik. E anche se viene spesso confusa in un tutt'uno, perché? Prima di tutto perché siamo tutti esuli da quell'area, quindi Dalmazia, Fiume e Istria, siamo venuti da lì, l'esodo è avvenuto da lì, però in realtà sono tre aree molto differenti, la Dalmazia e la Dalmazia con le sue isole, con i suoi scogli, e Fiume era un corpo separato dell'impero, ed era, dipendeva un po' dall'Ungheria, nella parte austro-ungarica era quella ungarica, tanto è vero che si parlava correntemente l'ungherese a Fiume. E poi l'Istria, che è tutt'altra cosa da un punto di vista storico e culturale. Siamo stati comunati da questo e dal fatto che tutti facevamo parte delle province dell'impero austro-ungarico. Allora, Dalmazia ha una storia lunghissima e complessa. Pensate che Zara esisteva prima di Roma, tant'è vero che il nome romano Iadera viene da Iam Er, cioè c'era prima di Roma. Ha combattuto, gli Illiri hanno combattuto con i Romani, poi si sono pacificati, poi si sono diventati fedeli, poi, ripeto, una storia lunga che adesso è noioso, la trovate un po'.
però non si può sottacere l'influsso veneziano, che è durato 2000 anni e che ha portato lì la lingua veneziana, e gli influssi architettonici, culturali, di tutti i generi. Se chi di voi è andato lì a visitare quelle terre, da Lusino a Zara fino a Ragusa, appunto, vede che l'influsso è culturale, è architettonico, è quello. E c'è passo un filo? State comunque raccontando la Dalmazia. Sì. Facendo un ritratto della Dalmazia. Sì, ecco, no, Venezia, dicevo. E quindi, dopodiché, il resto, è durato da 1700 anni questa storia, quindi sempre anche lì con conflitti, perché ogni tanto le città si ribellavano, poi andavano a chiedere protezione, poi, quindi una storia molto complicata. Hanno avuto protezione contro l'invasione ottomana, e quindi per tutti i secoli in cui gli ottomani sono stati nella retroterra, Venezia serviva per proteggere i dalmati e le città dalmate. E siccome aveva le navi, che riusciva anche benissimo a contrastare questa forza, questa potenza dell'impero ottomano. Però poi, alla fine del Settecento, Venezia cade sotto i colpi di Napoleone e Napoleone occupa la Dalmazia, fino in fondo. Dicevo, Napoleone prima conquista Venezia, conquista la Dalmazia e arriva fino a Ragusa. Nel 1908 cade anche la Repubblica di Ragusa, quindi 10 anni dopo Venezia. Napoleone, come al solito, porta lì una ventata di liberalismo e anche di civilizzazione, perché nomina un certo generale Marmontò, un governatore giù della Repubblica, della Bassa Dalmazia, e gli dà l'incarico di costruire delle strade. Le strade vengono costruite grazie al contributo del cementificio, come si chiama, di Bettiza, del papà dello scrittore Bettiza. E con un grande sperpero di denaro, sembra quasi di essere dei nostri tempi. Tant'è vero che quella diventa una delle province più dispendiose dell'impero, e Napoleone vede in persona a rimproverare Marmonto. Quando vede quello che è stato fatto in 3 anni, lo nomina duca addirittura. No? Quindi vabbè, ha sprecato soldi, però ha fatto un'opera. E però si è servito anche del tracciato delle strade romane che correvano sopra le montagne, quindi dobbiamo pensare che cosa facevano i vecchi romani. Allora, va bene, finisce il momento napoleonico e dopo la pace di congresso di Vienna, nell'815, la Dalmazia viene assegnata all'impero strongarico, entra a pieno titolo dell'impero strongarico. Qui ci sono circa 100 anni di pacificazione, di identità di tutte le genti che c'erano lì, che fossero italiani o che fossero dalmati. E quindi questo forse è l'influsso più importante, superiore addirittura ai quasi 2000 anni di Venezia, insomma, quello dell'Austria. Ancora oggi ci sono delle associazioni filo-austro-ungariche, ci sono nelle librerie delle persone che abitano dalle parti di Gorizia, di Cormons, di quei luoghi lì, nelle librerie ci sono il busto di Francesco Giuseppe. E i miei amici triestini che scrivono, mi mandano l'email da Trieste, ma cristiani che vivono anche altrove, firmano viva là, L' A maiuscolo, dove A sta per Austria, quindi ancora è passato un bel po', no? E quindi questo, perché lo si sente fortemente questo? Perché l'impero, io sostengo, contrariamente a quello che sostengono altri amici così che ogni tanto, ma no, era un posto elettivo, era un vecchio regime, no, secondo me l'impero era liberalissimo. E se ha represso i nostri molti risorgimentali, ha fatto nient'altro che una forma di autodifesa ha compiuto, perché cioè, chiunque si difende quando viene attaccato. Per il resto era un impero apertissimo. Allora, la storia comincia con Maria Teresa. La storia comincia con Maria Teresa, che introduce l'istruzione obbligatoria. Siamo nel 1700, istruzione obbligatoria. Sequestra i beni della Compagnia di Gesù, con i quali finanzia la scuola. E, ma non solo obbligatoria, ma chi mandava i figli a scuola andava ai lavori forzati. Quindi in 2-3 generazioni ha scolarizzato tutto l'impero. Dopodiché la lingua delle scuole primarie era la lingua autoctona, quella che si parlava nei vari posti. Quando si passava alle scuole superiori l'insegnamento veniva impartito in tedesco, cioè che significa che le persone mediamente colte parlavano come minimo 2 lingue. Ecco. Da lì poi è venuto fuori che
nel Parlamento si parlava, ognuno parlava nella propria lingua e c'era traduttore simultaneo, e anche nei processi ognuno poteva difendersi nella propria lingua. Cioè, questa apertura ha significato che ci fosse veramente un'affezione per l'impero e per l'imperatore. E poi tutto quello che è avvenuto lì è avvenuto all'insegna di questo. Poi adesso mettersi a raccontare tutte le storie, i conflitti che sono cominciati nella seconda, è lungo, però un minimo accenno lo devo fare, sono cominciati nella seconda metà dell'Ottocento. Qui ho trovato due libri bellissimi di uno storico giovane, Monzani, giovane quindi non prevenuto, il quale racconta gli italiani in Dalmazia, dai molti risorgimentali fino al 14 e poi fino al 24. Allora, la Dalmazia era indipendentista, fondamentalmente, sia nella componente italiana che nella componente croata, nel senso che si sentivano dalmati, non volevano saperne di quello che era l'interno. L'interno era un po' arretrato, bisogna dirlo, francamente, c'erano montagne, c'erano popolazioni primitive, quindi niente da dire, bisogna riconoscere i fatti. Però, ecco, mentre i territori litorali erano, le città dei territori litorali erano le più avanzate dell'impero da un lato, ma anche del Regno d'Italia quando si confronteranno dopo dall'altro. Questo perché? Perché lì navigavano soprattutto. Allora, la componente marittima era fortissima, allo Simbiccolo dovete pensare che c'erano 5-6 armatori verso la fine dell'Ottocento, c'erano cantieri, e questa gente viaggiava in tutto il mondo. Mio nonno era capitano di marina in Copertina, e lui ha portato cose dal Giappone, dall'Africa. Lui per un lungo periodo, dagli anni 30 fino al 38-39, andava 6 mesi in Congo e aiutava, faceva il pilota per la risalita del fiume, cioè cuore di tenebra, cioè, puro cuore. Siccome il fiume era periglioso, c'erano secche e cose del genere, occorreva un esperto che aiutasse le navi a risalire il fiume per i trasporti, e lui stava lì un 6 mesi e poi se ne andava in Giappone, magari andava a Durban, c'era sua sorella, tornava a casa, telegrafava a mia nonna e gli diceva trovati il giorno tale a Trieste, perché avevano un piede a terra sempre costante, si trovavano in 2-3 giorni e poi lui ripartiva. Oppure diceva trovati a Napoli, viaggiavano insieme fino a Genova, poi lui ripartiva e mia nonna tornava in treno a casa. Le comunicazioni venivano per telegrafo, non c'erano telefoni, non avevano neanche telefono in casa, forse ce lo potevano permettere, ma proprio non serviva, perché il telegrafo era esaustivo e per il resto la città era talmente piccola che uno doveva avere bisogno del medico, si faceva prendere la bicicletta, si andava a chiamarlo e lui in 10 minuti era lì. Era una vita molto tranquilla, non c'era traffico, non c'era, un'altra vita, un altro mondo. Io se dovessi scegliere, ogni tanto si fa il giochino qua, quando mi piacerebbe vivere. A me piacerebbe vivere negli anni 30 e sempre lì ciclicamente ricominciare, firmarmi un momento prima della guerra, perché per me quello era un momento fantastico, cioè c'erano già le donne con la loro moda, con le loro cose, che avevano un sapore anche, no? Pudico, ma anche così provocante. Quindi foto di testi. Cioè. Anche, ma no, sì, ci sono, sì. E quindi, vabbè, questo era i conflitti sono cominciati appunto alla fine dell'Ottocento, quando nella politica austro-ungarica è prevalsa un'onda filo-croata, proprio il gabinetto di Francesco Giuseppe. Perché? Perché l'impero ottomano stava già traballando, infatti alla fine dell'Ottocento sarebbe crollato. E l'Austria puntava a occupare i territori dell'impero. E allora la Croazia era proprio la via più breve per arrivare lì, no? Quindi penalizzare gli italiani. E quindi sono cominciati i conflitti per la negazione delle scuole, della lingua, delle cose lì. Sono cominciati alla fine dell'Ottocento. E se vogliamo andare a cercare responsabilità e cose del genere, diciamo che hanno cominciato loro. Però non sono stati così cattivi in quel momento, era semplicemente una contrapposizione di nazionalismi fomentati però da altri. Perché poi fondamentalmente, ripeto, a casa mia si parlavano le due lingue, anzi le tre perché mio nonno parlava tedesco, ma il croato e l'italiano erano le lingue concorrenti in casa, si parlava indifferentemente nell'uno o nell'altro. E poi pian pianino tutto è degenerato. Prima guerra mondiale noi abbiamo avuto il trattato di pace, ci ha assegnato tutta l'Istria fino al Monte Nevoso, quindi inglobando numerose comunità slovene e croate, compresi i loro preti che erano assolutamente anti-italiani.
E lì sono cominciati i primi conflitti. Sono arrivati i fascisti, il primo gesto quando sono arrivati a Trieste, hanno dato fuoco alla Casa della Cultura Slovena, come segnale di pace, siamo arrivati. E da lì si è innescato un processo per cui poi quelli che erano, gli italiani che erano di là soffrivano e viceversa i croati e i sloveni che erano di qua. Di là di italiano c'era interamente Zara, perché era l'unico territorio metropolitano, più due isole, Veglia, Lussino, che era su Lussino, e qualche altra piccola isola, Lagosta, Famagosta, sparsa così per l'Adriatico. E invece c'erano delle comunità che però erano ovunque minoranza. Pensate che addirittura volevano, dopo la prima guerra mondiale, i nazionalisti spingevano per avere tutta la Dalmazia, sarebbe stato un disastro, già è stato così un disastro. Beh, siamo arrivati alla seconda guerra e siamo arrivati a quello che ci hanno fatto. Allora, prima faccio una piccola parentesi sulla guerra. Tu non hai accennato nella guerra. Io questo lavoro di ricerca è cominciato sulla figura di mio padre, che è rimasto disperso alla fine della seconda guerra mondiale. E un 3-4 anni fa, un zaratino, che è stato un militare, che si è trovato di là nel momento dell'8 settembre, quindi un momento drammatico, tragico, perché non c'erano luoghi dove riparare. Lui addirittura, che era nell'esercito italiano, è passato a quei partigiani fittini. Credo che qualcuno ancora a Trieste ce l'abbia un po' con lui per questo passaggio. Altri invece sono passati. Sono scappati, altri sono passati con gli italiani e poi dopo non ce l'hanno fatta neanche, sono andati nei campi di concentramento. O i tedeschi li hanno deportati. Qualcuno è passato con i tedeschi. Però una confusione totale. Dicevo, in questo momento, anzi non sto perdendo il filo, però troppe cose premono. Sì, troppe cose premono. In questo contesto, sì, mio padre, che ha cominciato la guerra come bersagliere, questo amico mi ha sollecitato a scrivere su mio padre. Io lo racconto per tutta la vita materiale, ci sono state pubblicazioni su di lui, libri, anche libri dell'esercito, raccolti in volumoni, cose del genere. Quindi ho raccolto tutto questo, però non avevo mai avuto tempo di affrontare il problema. E purtroppo l'ho fatto quando era già tardi, perché molti dei suoi amici e testimoni erano morti. Quindi quando ho chiesto notizie, cioè com'era mio papà, un bell'uomo, simpatico, niente di più, cioè voglio dire, la superficie, ma l'intimità di mio padre la possedevano due o tre amici che sono morti prima che io li potessi interrogare. Allora, lui voleva da me un rendiconto per poter fare un articolo da pubblicare su una rivista specializzata e io ho lavorato un anno intero perché dovevo fare i conti con questo, ho comunque trovato dei testimoni viventi e ho ricostruito, direi, molto bene tutta la sua storia, al punto che questo amico ne ha fatto un articolo e l'ha pubblicato, tranne la sua fine. Lui è rimasto disperso, ed è rimasto disperso proprio nei giorni cruciali, il 30 aprile del 45, quando la guerra su quel litorale stava finendo, e forse durava ancora in Valtellina, in quelle zone lì c'era ancora qualche scaramuccia. Allora, non ci sono testimonianze di cosa gli è successo, perché chi era con lui in quel momento è morto con lui. Quindi nessuno può dire molto lì, molto lì. C'erano delle ipotesi, allora, diversi storici o appassionati hanno fatto delle ipotesi su una rivista, su un'altra, sulla terza, e mi sono trovato a chiudere il mio articolo con queste tre ipotesi. Questo mio amico Zaratino l'ha pubblicato prima su una rivista nazionale, Il Nastro Azzurro, e poi su una rivista che si pubblica a Trieste. E dopo un mese, incredibilmente, è arrivata una lettera di un signor Claudio Zupin che dice: bellissima la ricostruzione di questa figura, interessantissima, come esemplare, eccetera eccetera, però io so esattamente come è finito, perché lui aveva letto il libro di uno storico croato che aveva pubblicato un libro a Fiume, quindi lui aveva parlato anche con questa persona e quindi mi ha descritto esattamente, come secondo lui, che ha la certezza al 100%, cioè come è morto mio padre. Cioè, mio padre è morto nella ritirata il 30 aprile, nella ritirata da Fiume a Trieste con una colonna, e lui si è fermato, poi lui ha finito la guerra insieme ai reparti della decima massa, perché era prima bersagliere, ma poi per essere rimandato laggiù a difendere l'italianità di quelle terre si è arruolato nella decima. Una parte, erano 120 distanza laurana, 80 di loro sono morti nel primo strato della ritirata, altri 40 sono partiti da Fiume per andare a Trieste,
insieme a una colonna interna. Lui a un certo momento si è fermato con i suoi 40 in delle tricee che erano già pronte, scavate dalla redazione Tot, e ha protetto la ritirata degli altri, che si sono salvati perché esistono testimonianze di questi altri. E mio padre è rimasto lì. E questo storico croato dice che mio padre si è anche suicidato, perché lui lo considerava un croato, un traditore della patria, quindi gli avevano fatto cose inenarrabili, quindi era ritenuto prudente suicidarsi. Io questa cosa l'ho saputa con certezza un anno fa circa. E questa persona che ha scoperto questa storia è stato così gentile da portarmi, a farmi venire a Trieste, a portarmi al di là della frontiera, siamo andati assieme, ho fatto delle fotografie sul luogo dove la cosa è successa. Ecco, questo è stato il nucleo. Allora, un editore di Pordenone mi ha detto interessantissimo, prova a scrivere la storia della famiglia. Ho cominciato in sordina perché non ero sicuro, io non mi sento uno scrittore, mi sento un cronachista. Dopo Luciano dice scrivo bene, va bene, ma perché tutta la vita ho dovuto fare il copywriter e quindi mi sono guadagnato il pane scrivendo. Però di fatto non mi considero uno scrittore, dico uno scrittore è un'altra cosa. Quindi mi sono messo, però la clausola era comincio, vado avanti, lui mi ha fatto un contratto, mi ha dato un acconto, comincio, vado avanti, poi se non piace a me o non piace a te, rompiamo il contratto, ti rendo l'acconto. E dopo invece, dopo un anno, la cosa ha preso un certo corpo, per cui andava bene sia a me che a lui. Solo che dopo dovevamo uscire alla fine dell'anno scorso e lui ha avuto dei problemi tecnici, non finanziari assolutamente, non ha neanche voluto che gli restituissi l'anticipo, ma non poteva. E non poteva, non sapeva quando sarebbe uscito. E io ormai dopo 2 anni, 3 di ricerche, di aver coinvolto la famiglia, ripeto, in tutto il mondo, non soltanto qui vicino, un po' chi di parenti, non riuscivo ad aspettare, quindi ho ripristinato il marchio Quadragono, che ormai non esiste più, ma l'ho ripristinato, era una bella mossa nostalgica, e ho pubblicato. E quindi con questo chiudo sulla guerra, al quale tra l'altro hanno partecipato anche altri della mia famiglia. Mio nonno, quello che in copertina, era della marina mercantile e navigava per il Lloyd, col papà di Missoni, tra l'altro. Allora, giorni ho mandato un libro a Missoni e lui mi ha richiamato dopo un po' di giorni. Mi ha ringraziato, perché cortesissimo, pieno di umore. E mi dice, sa, ricevo il libro, ti ringrazio, l'ho messo sul comodino, ma non l'ho letto, perché gli manda un sacco di roba. E che c'è tanti che scrive. E mi sono solo che leggo. E quindi, vabbè, lo capisco. E c'è citato anche il papà di Missoni, che era amico di mio nonno. No? Mio nonno, allora, durante la guerra, la marina mercantile veniva spesso, le navi venivano cooptate per trasportare rifornimenti in Africa. E mio nonno più di una volta è stato affondato. Un'altra volta hanno affondato altre navi del suo convoglio, una lui l'ha scortata fino al porto, ha avuto anche una medaglia per questo. E poi, una volta, portava truppe corazzate tedesche, perché queste cose oggi si trovano in internet, anche grazie al cielo. Uno va a vedere dove è stata affondata una nave, come, e tanti dicono tutto. Addirittura viene fuori che dei subacquei sono andati sotto, in immersione, dalle parti di Lampedusa, e hanno fotografato i carri armati tedeschi di allora, i cannoni, le cose, ancora gli elmetti, le divise di questi dell'Africa Corp, che sono rimasti lì sepolti sotto il mare, no? E mio nonno è rimasto a galla, attaccato alla porta una porta della nave. È rimasto 40 ore in acqua. Poi l'hanno portato in Africa, in ospedale, poi l'hanno rimandato a casa e apparentemente stava bene, se non che dopo un po' di tempo gli è andato in cancrena una gamba. E io ricordo che una mattina mi ha chiamato nel suo letto, 4 anni, non so, 5, ha scoperto le lenzuola e avevo visto il mignolo del piede che gli era caduto per la cancrena. E dopodiché l'hanno amputato al ginocchio, poi all'altro ginocchio, poi una gamba, l'altra gamba, poi è andato mezzo paralizzato, nel 47 è morto, diciamo per causa di guerra. Quindi, no. Però ha fatto in tempo, siccome parlava il tedesco, era sfollato nel bellunese, ha fatto in tempo, per esempio, ad aiutare dei partigiani, perché lui parlava con i tedeschi, loro lo chiamavano comandante, aveva la divisa, un comandante, i tedeschi avevano rispetto per queste cose, no? E stava a salvare anche i figli dei nostri padroni di casa, che erano sospetti di essere partigiani, e probabilmente anche lo erano, ma ragazzi di 16 anni è riuscito a tirarli fuori, insomma. Ecco. Quindi mio nonno ha combattuto da tutte le parti, aveva già combattuto nella prima guerra mondiale, con l'Austria, quindi lui si è fatto tutti i fronti. Ecco. Finita la guerra comincia l'esodo. E anche qua dico, è stato detto tutto sull'esodo.
perché ce l'hanno col Movimento, se l'hanno col Movimento, sono dei così crudeli, eccetera. L'altra sera sono andato a sentire a Treviso la Anna Maria Mori, che è una istriana, scrittrice, bravissima, veramente molto brava, perché scrive libri indipendentemente dall'esodo, dal fatto che è istriana, è una femminista antelitteram, è tra i fondatori di Repubblica, quindi è una giornalista di primo livello, e lei mi ha dato una motivazione in più. Cioè, sappiamo tutte le motivazioni, li abbiamo attaccati, li abbiamo scatenati, abbiamo dichiarato guerra, abbiamo fatto questo, abbiamo mandato Croata, ha fatto il cattivo lì, e più in giù Pirzio Biro gli ha fatto il cattivo anche lui. Ma poi c'era un odio, lei sostiene, ed è vero profondamente, che ci fosse un odio culturale, quasi di classe. Perché? Perché la borghesia era italiana ed erano avvocati, medici, fior fior della borghesia, c'era la borghesia, allora non si può negare, allora c'erano le classi, oggi non ci sono più, ma allora c'erano. E istintivamente si comportavano le persone della propria classe come diritti acquisiti, non è cattiveria, non è supponenza, era così, il comportamento era naturale quasi. E loro sicuramente, pensiamo poi che c'erano anche slavi che venivano dall'interno, macedoni, che sono stati importati al posto nostro, ci hanno mandato via da casa e ci hanno rimpiazzato con macedoni e con persone in mezzo alle montagne, che non avevano mai visto un contenimento dell'acqua, corrente in casa, no? Quindi da loro siamo stati sostituiti. E questi, in quel momento, ci odiavano profondamente. E noi non ce ne eravamo neanche resi conto. Probabilmente mascheravano il tutto con un'ipocrisia, però ci odiavano. Questo è uno dei motivi per cui nel mandarci via c'è stata questa ferocia di darci in quei batti, eccetera. Poi personalmente penso, ritengo che le cifre siano tutte esagerate, in un senso e nell'altro. Allora ci sono quelli che si incontrano ogni tanto con il dibattito, allora gli storici di qua erano 15.000, 20.000, 50.000 libri, e la Kersevan è un altro che si presentano a tutti i dibattiti, no? Sono 1.000, 1.500. Allora, questo è assolutamente irrilevante, le cifre non sono rilevanti, è il principio che conta. E difatti non è solo il principio che riguarda noi, noi siamo stati sfortunati, mi dispiace per la mia famiglia, non tanto, neanche per me, perché alla fine mi sono ricostruito una vita di qua, ma io sto pensando alla mia famiglia, che cosa ha perso e come ha vissuto dopo, e la famiglia dei miei amici, così profughi anche loro, zaratini ma anche istriani, ne conosco tanti. Invece quello che mi ha colpito, che vorrei sottolineare, proprio dichiarare proprio tutti, perché tutti, fare in modo che tutti si informino. Questo fattore di essere mandati via di casa ha colpito come minimo 15 milioni di persone nel dopoguerra, e qualcuno parla anche di 22, dipende dalle aree che vengono prese in esame. E perché questo? Perché già dalla prima guerra mondiale si era capito che dividere le popolazioni era pericoloso, c'è stato dei precedenti appunto lì, sono comitati tra greci e turchi, perché i greci si trovano alle spalle della Turchia, e lì c'è stato carneficina, e quindi e soprattutto scambi di popolazioni forzati, cioè i greci venivano mandati via e i turchi venivano riportati là, prima guerra mondiale. Quando si avvicinava la seconda guerra mondiale, Churchill ha dichiarato in una riunione del gabinetto, qua bisogna omogeneizzare i territori, cioè bisogna tracciare confini chiari e fare in modo che all'interno di questi confini ci siano popolazioni omogenee, che non vengano fuori di nuovo guerre, conflitti, storie, eccetera. E quindi hanno forzato, ripeto, minimo 15 milioni di persone ad andarsene fuori. È vero che c'erano i tedeschi, i sudeti famosissimi, eccetera, ma c'erano dei tedeschi che erano insediati al di là del Medioevo, dei cavalieri teutonici. Addirittura ho letto, c'erano comunità che venivano dalla Svezia, che avevano impiantato segherie in Romania. In Romania ho detto, cosa è stato un anno fa, che il re Carlo d'Inghilterra ha comprato una fattoria in Romania e l'ha ristrutturata e ne ha fatto un albergo. Questa fattoria era abbandonata dal dopoguerra ed era in mano dei tedeschi, che sono stati allontanati dal dopoguerra per non farne niente, perché non avevano neanche le persone che erano lì, non avevano neanche la capacità di gestire queste situazioni nella cultura, per intervenire, per darsi da fare. È rimasto abbandonato, però li erano andati via brutalmente, e in questo processo di gente cacciata sono morti almeno 2 milioni di stenti o di brutalità, o di violenza diretta. Ci sono delle storie strazianti, c'è molta letteratura che però di cui non se ne parla. E io voglio che se ne parli, non perché per rivendicare niente, perché anche non sono tutti miei quelli che hanno pagato, ma perché
per dimostrare l'inutilità delle guerre, la cattiveria, la stupidità. Perché cosa si ottiene poi? Niente, perché si continua a combattere, si continua a ammazzarsi. E credete che oggi in Afghanistan non c'è gente che viene scacciata dai propri villaggi e che non soffra come noi esuli abbiamo sofferto 50 anni, 60 anni fa? Io vorrei che tutto questo, in qualche misura, se ho vissuto per qualche cosa e per aver capito, ho capito che questo non serve a niente e anzi bisogna cercare di evitarlo nella maniera più assoluta, bisogna darsi da fare, attivarsi. Sì, però, ecco, la Venezia. Venezia era apertissima al punto che nel 500 c'era gente che andava a rifugiarsi a Venezia per scappare dall'Inquisizione. Salvo che anche Venezia poi è arrivata all'Inquisizione, perché purtroppo quelli arrivavano dappertutto. Ma io ho sottolineato di più, è chiaro che i leoni marziani ci sono, infatti gli slavi non a caso hanno cercato di buttarli in mare e poi sono stati sempre ripescati, perché loro stessi poi alla fine riconoscono adesso. E adesso stanno cercando di darsi una storia che non hanno, perché allora io sono tornato a Zara nell'89 e ho trovato due amiche di famiglia, una delle quali era stata anche insegnante, quindi aveva una bellissima cultura. E queste due persone, tra l'altro, non se l'erano mica passata male sotto dito, perché facevano un mestiere normale, venivano pagate sufficientemente ed erano riuscite, con viaggi organizzati di torpedoni, eccetera, erano riuscite a girare tutta l'Europa, avevano visto tutte le capitali d'Europa, cosa che io non l'ho visto, aiutate dal socialismo. E loro, quella colta soprattutto, mi raccontava e difendeva la presenza di architetti, di storici, di letterati e così via. Quindi una presenza c'era indubbiamente. Però fino a un certo punto nessuno si è preoccupato se sono italiani, o sono croati, o sono altri. Solo dalmati, erano lì. E tutti davano, ognuno dava il suo contributo. Dopodiché adesso invece ci hanno mandato via. Questo è una cosa che ho dimenticato di sottolineare, ma è altrettanto importante. L'esodo nostro non è importante quantitativamente, 50.000 più, 50.000 meno. Io so che è stata fatta una statistica dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani Dalmati negli anni 50 ed erano arrivati a 220.000. Dopo sono arrivati quelli dopo la definizione della zona B assegnata all'Jugoslavia, ne sono arrivati degli altri anche sporadicamente, quindi però secondo me non sono arrivati a 300.000, ma non ha importanza, il fenomeno non è quantitativo, è qualitativo, hanno estirpato un'intera nazionalità, cioè hanno cercato di togliere qualsiasi forma di italianità da quelle terre, in modo da radicarla completamente e sostituirla, ripeto, con macedoni, con kosovari, con chiunque, perché ci fosse qualcuno che occupava, non ci sono riusciti pienamente, ci sono ancora villaggi abbandonati nell'Istria, quindi non sono riusciti a sostituirci. A Zara sì, hanno riempito, ma la città, e l'hanno riempita di condomini che sono addirittura peggiori di quelli italiani degli anni 60, quindi evidentemente non erano neanche i nostri geometri, erano gente ancora peggio che lavorava. E questo è per dire che noi siamo stati tolti completamente, volevano togliere, non ci sono riusciti pienamente, non ci sono riusciti perché io mi tolgo il cappello di fronte a quei pochi che hanno avuto il coraggio di rimanere. Perché rimanere di là voleva dire avere veramente del coraggio. E sono rimasti perché erano legati magari alla casa, al pezzetto di terra, all'orto. Hanno sopportato delle cose indicibili, perché quel regime dopo si è rivelato per quello che era. Come minimo ottuso, se non cattivo. Come minimo ottuso, se non cattivo. E quindi hanno avuto molto coraggio e sono rimasti là. Oggi, tra gli esuli, ci sono stati quelli revanchisti, quelli che qua che noi ci hanno mandato via, quelli che i nostri morti sepolti laggiù, quelli che torneremo, che gliela faremo pagare. Oggi la maggior parte degli esuli sono persone che ragionano e dicono, va bene, cerchiamo di ricostruire una cultura italiana lì, aiutano molto, so che finanziano molte iniziative, biblioteche e cose del genere, lo stesso fratello di Luxardo che ha fatto una donazione di una biblioteca a Zara. Perché? Perché i nostri nipoti quando vanno giù sentono parlare italiano, perché si sa che eravamo così. Salvo che loro cercano di appropriarsi anche, no? Allora per esempio Marco Polo è diventato Marco col K, Marco Polo, forte del fatto che è nato a Lesina. E stanno cercando di croatizzare tutto, anche credo di Nicolò Tomaseo, anche lui, tutti croati. Cioè, fa un po' ridere, ma ripeto, secondo me è solo un momento di passaggio, perché non è, cioè, come in tutte le cose storicamente ci sono dei momenti. Allora, io invece, però, più che, sì, lui dice storicamente il dottor Luxardo, Venezia, i 2000 anni di Venezia, ma io tutto sommato
sono ancora affezionato all'Auster, perché proprio queste cose mi fanno, mi piacciono morire. E voi sapete che sapete, non ho detto che tutti sappiano, c'era un duo Carpiteri e Faraguna, che erano un po' come duo lì, come si chiama, che un morto di così torinesi, e Lucero Cettini, Carpiteri e Faraguna, che hanno scritto Le Maldobrie, tenevano una rubrica radiofonica sul radio di Trieste, il gazzettino Giuliano, mi pare, che come dire un'ora di trasmissione, cominciava con Gazzettino Giuliano, che arriva anche in Friuli, che non lo voglia anche a Palcul, Gazzettino Giuliano, e raccontavano una serie di storie ambientate nelle vecchie province. Era bellissime le vecchie province, perché si compiacevano di ripetere ogni volta. Perché durante la seconda guerra mondiale, a un certo momento, dopo l'8 settembre, i tedeschi hanno sbandato, sono tornati indietro e sono ritornati di nuovo in forza, si sono riorganizzati e hanno ricreato l'Adriatische Küstenland, che era il loro litorale adriatico, che comprendeva le vecchie province e che c'era fino al 1800. Fino alla prima guerra mondiale. E le vecchie province erano la contea principesca di Gorizia e Gradisca, il margraviato di Istria con le isole di Cherso, Veglia e Lucino, la città di Trieste con il suo territorio, Fiume, corpus separatum della corona ungarica, ecco gli ungheresi che pulivano sul Fiume, che era il loro porto, e il regno di Dalmazia. Allora, da questa situazione, più che da Venezia, i dalmati hanno tratto unità. Nel senso che avevano la stessa bandiera, avevano le stesse canzoni, lo stesso inno nazionale, cosa che sotto Venezia non avevano, erano semi-indipendenti, alleati, dipendeva dalle circostanze. Tant'è vero che l'inno austriaco era a Trieste chiamato, ma anche da noi chiamato la Serbidiola. E Serbidiola sta per, sono le prime parole, Serbidio l'austriaco regno. Gloria nostro imperator, che poi è uguale all'inno tedesco. Deutschland, Deutschland, libera. E credo che risalga a qualche Haydn, qualcuno di molto importante. Non mi spiego neanche perché siano uguali i due, non ho mai trovato una spiegazione. Comunque, quello austriaco era la Serbidiola. E così, questo unificava questi territori. Aveva un inno nazionale. E vabbè. Non so se ci sono altri, ecco, forse volevo citare un paio di... Ah sì, allora queste Maldobrie, che sono bellissime, ed esistono ancora qualche libro pubblicato in dialetto puro, quel dialetto delle isole di allora, raccontate da un certo Bortolo, che è uno che ha avuto 20 anni sia nel 1880 che nel 1920, quindi per 60 anni ha avuto 20 anni sempre, e ha partecipato a tutte le spedizioni, a tutte le avventure, a tutte le cose, erano divertentissimi, in realtà hanno colto uno spirito, un qualche cosa. E io qui ho un amico sloveno di Trieste, che lui non si sente triestino, non si sente sloveno, è triestino. E per dirvi come sono le cose, come stanno le cose, come potrebbero stare, siamo molto amici, ma veramente fraterni, perché ci uniscono molte cose. Un giorno andavamo a Milano in autostrada, in macchina. E arriviamo all'altezza del lago di Garda e c'è l'uscita per Peschiera. E come sapete, dietro l'uscita principale ci sono tutta una serie di uscite, Affi, altri paesini e poi Custoza. E mi diceva, guarda Marino, la Custoza, la famosa sconfitta. Mario, che sconfitta? L'aga abbiamo vinto. Cioè, lui ha studiato la storia dall'altra parte. E addirittura suo nonno ha preso una medaglia del principe Eugenio in persona, l'ha decorata, e sta medaglia è appesa nella sua casa, incorniciata, no? Però si viveva tutti assieme, quindi lui aveva vinto, lui aveva perso, o viceversa, ma non c'era problema. Ecco, questo era il... E lui, che naturalmente conosce a memoria le Maldobrie, e ogni tanto me ne racconta una e viene, ci scompisciamo, ma ha detto, ma erano vere Mario, perché, e me ne ha ricordata una, che è abbastanza complessa, quindi accenno soltanto. Allora, c'è una nave che tra l'altro fa le crociere, che deve portare anziana signora a sasso per l'Adriatico e più in giù,
E a un certo momento gli viene a mancare l'uomo di intrattenimento e allora sono costretti a prendere un marinaio, che era brutale, che non sapeva bene esprimersi né parlare, e gli dicono, ciò, ti metti il tight e ti fa ballare le babbe. E allora sto qua si dedica a far ballare le signore anziane, perché se ballava bene, quindi, però non sta a ballare, perché se no ti capisci subito, no? E allora, anzi, fai finta di essere ungherese. Ah, ma io non sono ungherese. Ma non ti preoccupare, nessuno sa l'ungherese. E basta che ti dici che si cioccolò, che vuol dire bacio le mani. E allora lui, questa storia dei che si cioccolò, balla con queste donne, li intrattiene, eccetera, li intrattiene e passa i giorni. Dopo succedono altre cose, la storia non è questa. Però questo mio amico è andato di recente in Ungheria e dice, Mario, vado in un albergo a Budapest, la prima roba che sento nell'atrio è che si cioccolò. era vero. E quindi, ecco, queste madobrie sono bellissime, io potrei cominciare adesso a raccontarvi per tutta la notte delle madobrie, ma non voglio infierire. Tempo fa, un mio compagno di collegio mi ha telefonato per ordinarmi un libro prima che fosse stampato. Ho ordinato una copia, bene, facciamo due chiacchiere, lui ha l'email ma preferisce telefonare perché così si parleremo. E dopo passano due settimane, mi telefona, dice, Mario, mandami altre due copie. Perché le memorie sono importanti. Io mi sono appena accorto di una storia che riguarda mio nonno e me l'ha raccontata. E allora gli ho ritelefonato per farmela raccontare meglio e mi ha mandato persino dei documenti, mi ha mandato anche il foglio di matricola di suo nonno, perché per sotto l'Austria il foglio di matricola era fondamentale, non si poteva né lavorare né dire senza il foglio di matricola. Tant'è vero che nelle Maldobrie vengono tutti minacciati, guarda chi ti cava la matricola, io sono di un po' di tempo. Allora, questo suo nonno, dunque la sua famiglia, lui è nato a Fiume, suo papà lavorava a Fiume in un siderurgico e sono rimasti a Fiume fino al 48, quando sono stati cacciati via, proprio nudi e crudi, né casa né roba, niente, perché chi veniva via doveva lasciare tutto. E questo suo nonno invece era del 1870 ed era nato ad Albona, quindi in Istria. Poi è andato, ripeto, si è ferito a Polo, dove aveva casa, eccetera. Però lui si è arruolato nella Marina e poi è passato sotto con la Guardia Costiera e poi è passato anche nella Milizia Territoriale e poi è andato in pensione. È andato in pensione e si è messo a fare sacrestano. Ha occupato la casa di famiglia a Pola e si è messo a fare sacrestano in una piccola parrocchia periferica. E quindi lì, facendo sacrestano, aveva l'incarico di suonare ogni mattina la campana. Vabbè, eseguire puntualmente. Poi una notte a Pola, io ormai ero molto anziano questo signore, nevica. Una cosa stranissima perché a quella latitudine non nevicava mai, cioè un paese mediterraneo, niente. Nevica e lui si sveglia nel cuore della notte e vede dalle finestre venire una luce un po' strana che probabilmente era il riflesso dei lampioni sulla neve, dei baglioni che non erano normali, e si domanda cosa succede, convinto di essere in ritardo, non ha neanche suonato la campana, si alza di corsa e va a suonare la campana così com'era, quindi in camicia da notte nella neve, si becca una polmonite e muore povero nonno. Prima che la famiglia di questo mio amico partisse da Fiume, il nonno è andato a salutarli da Pola, è andato a Fiume perché ormai sapevano che non si sarebbero più visti. E lui con questo bambino che aveva 10 anni in quel momento gli ha raccontato della sua vita, delle sue memorie, che era bella questa, anche un passaggio proprio di consegne quasi. E gli ha raccontato delle cose incredibili, che lui aveva navigato con la marina stroncarica, che era andato in luoghi stranissimi, aveva attraversato giungle, scalato montagne e aveva lottato contro gli antropofagi, e ferite, zagaglie e cose del genere, e lui era estasiato di questi racconti avventurosi, no? E poi torna a casa e poi partono, sono andati prima ad Arezzo in un campo profughi e dopo sono riusciti ad andare a Torino. E dopo lì Pippinino ripensava a sto nonno e diceva, ma guarda, ti mi vedo una volta e mi conto molto di padre, no? Vabbè, sarà anche bello, insomma. E poi invece da poco, pochi anni fa, un cugino gli scrive da Monfalcone e gli dice, Flavio, ho trovato due libri austriaci che racconta di una spedizione geografica nelle isole Salomone. Hanno mandato una cannoniera con tutto l'equipaggio che ha attraversato le giungle, che è andato su per le montagne, che è stata attaccata dagli indigeni, sono morti in 21, lutto a
al consolato austro-ungarico di qui in Australia, insomma, era tutto vero. Allora dico, era possibile che anche una persona qualunque, dico, non uno chissà chi, una persona normale, avesse di queste avventure, poteva succedere. A me affascina l'idea che questo potesse succedere, no? Questa persona che avesse messo forse il sacrestano, quindi non è che avesse pretese di essere un eroe, di conquistare mari e monti, però aveva partecipato a queste spedizioni. E sul foglio di matricola c'è, gli hanno dato una medaglia per il giubileo nel 1998, per il giubileo di Francesco Giuseppe, perché questa spedizione è avvenuta tra il 95 e il 98, tre anni ci hanno messo. Questa per me è una storia bellissima di allora. Oggi non mi piace, non succede più. Oggi si viaggia fra Arcore e...